Antonio era un carabiniere che amava veramente il suo lavoro, che lo faceva con una grande passione, con una grande dedizione, proprio perché amava l'uomo. Il ricordo di Antonio Santarelli vivrà nel nome della nuova caserma dei carabinieri di Pineto. Santarelli, appuntato scelto originario di Notaresco, venne aggredito e ferito mortalmente nell'aprile del 2011 in provincia di Grosseto da 4 ragazzi che uscivano da un rave party, 3 dei quali minorenni, fermati assieme al commilitone Domenico Marino per un controllo di routine. Sono passati 4 anni dalla morte del militare e quella di Pineto è la prima caserma in Italia ad essere intitolata al sacrificio di Santarelli. Siamo veramente così felici di questa cerimonia, dell'intitolazione, di avere potuto fare l'intitolazione di questa caserma ad Antonio, figlio di questa terra, cui siamo tanto tanto grati. Solitamente in queste circostanze è difficile discostarsi dal sentimento di odio, di vendetta. Ecco, Claudia Francardi non solo ha superato, diciamo, questo sentimento, ma è andata oltre, addirittura volendo incontrare la madre del ragazzo che poi l'autore di quell'aggressione. 37 chilometri quadrati e circa 15.000 abitanti sono questi i numeri del territorio servito dalla nuova caserma, che danno anche l'idea dell'importanza del presidio dei carabinieri sia durante la stagione invernale che soprattutto durante quella estiva. È un presidio di primaria importanza nell'ambito della provincia di Teramo, nell'ambito della regione. Sono zone ovviamente di prima linea, molto importanti, operativamente molto impegnate. Quindi è un motivo in più, è uno stimolo in più per noi, un impegno nei confronti della collettività di Pineto e non solo, a continuare a fare bene il nostro dovere e farlo nella maniera migliore. Davanti alla lapide che è stata posta all'interno della caserma, lei ha detto: mio marito avrebbe voluto essere ricordato. Ho trovato una sua frase dopo che era morto, che me l'aveva anche raccontata. Spero che il mio passaggio fugace sulla terra, perché di questo si tratta, siamo sempre, rispetto all'eternità siamo una goccia. E lui diceva: spero di essere ricordato.